A tutti, io sono Carmela, benvenuti qua sul mio canale Hobby a Teste. Come avete capito dalla miniatura, oggi vi voglio parlare di una bottiglietta termica, questa bottiglietta termica con il display touch per vedere la temperatura dei liquidi, del liquido al suo interno. Io la sto provando da quest'estate con tè freddo, acqua fredda e sinceramente si è comportata molto bene. L'ho portata in giro in ufficio, quando andavo in giro in altri posti e mi sono sempre trovato bene. E la sto provando da circa un mesetto con tè caldo, tisane e cose calde, ecco, sempre che porto al lavoro e che porto in giro e che mi sto trovando veramente bene. Ora vi lascio il video, ma prima di questo vi invito a iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina e di lasciare un mi piace se il video è di vostro gradimento. Ci vediamo alla fine per le conclusioni. Eccoci arrivati alla fine del video, spero che vi sia piaciuto. Ho fatto un video mix con delle foto per farvi vedere i vari orari della misurazione della temperatura del liquido all'interno. E come avete visto, diciamo, i liquidi freddi si comporta in maniera ottimale, cioè comunque rimane freddo anche dopo 10, 12, 15 ore, diciamo, scende di poco. Con diciamo, il liquido caldo la cosa cambia, ecco, io diciamo, da 60 gradi dopo 5-6 ore era scesa a 45 e comunque anche a 45 gradi è una buona temperatura, un'ottima temperatura per quanto riguarda i liquidi caldi, tè, tisane, cose del genere. E io mi ritengo fortunato, cioè mi ritengo soddisfatto, non fortunato, di questa borraccia, perché vi ho detto, non ho avuto alcun problema. Il liquido era che mettevo freddo rimaneva freddo, quello che era caldo rimaneva caldo, anche aprendolo più volte al giorno, perché comunque mi bevevo un bicchiere alla volta, quindi aprivo la borraccia ogni oretta mi versavo un bicchiere, ecco, più o meno, che alla fine mezzo litro più o meno escono 2 bicchieri e mezzo, ecco, di quel liquido che metti all'interno. Comunque per me io la reputo una buona, non ottima ottima, ma buona bottiglietta termica, perché questa è la prima che provo, quindi non posso fare il giudizio per dire che è ottima, che è super più delle altre, perché altre non ho provato questa. Per ora è una buona bottiglia termica. Spero che il video, ripeto, vi sia piaciuto e vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornato sui nuovi video che farò. E
E se vi è piaciuto, lasciatemi un bel like. Ciao a tutti, da me e dai miei gatti allo sfondo, sullo sfondo.